il castello di Mistret, di origine arabo-normanna, all'interno di questo castello sono stati rinvenuti dei reperti archeologici. Cosa dimostrano? I reperti archeologici rinvenuti al castello, che è il punto di riferimento di questa cittadina, raccontano una storia diversa da quella che è stata scritta fino a questo momento. In breve mi riferisco ad esempio alle origini fenicie, addirittura nemmeno puniche, di questa cittadina, che l'archeologia non conferma assolutamente perché non c'è un solo reperto fenicio proveniente da quest'area. Viceversa, dall'area del castello, che sicuramente fu abitata già a partire dalla notte dei tempi con i siculi, in età preistorica, ad esempio, ci ha restituito dell'ossidiana, sia a nuclei che a lamelle. Andando in avanti nel tempo, ci ha restituito delle monete che sono di età ellenistica del III secolo a.C., al momento del passaggio tra i greci e i romani. E le monete sono importantissime perché hanno l'etnico amestratinon, che quindi confermano che questa era veramente Amestratus, di cui parla Cicerone, e a mio avviso anche Miotistraton, di cui parla Diodoro e anche altri storici. E andando via nel tempo ancora lucerne e unguentari, quindi oggetti di vita quotidiana, fino ad arrivare a dei mattonacci di epoca bizantina. Ecco, queste sono le stratificazioni precedenti all'impianto del castello che, come ben diceva lei, è di epoca arabo-normanna.